Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Buone notizie per la pineta d'Annunziana di Pescara, colpita lo scorso 1 agosto da un grosso incendio. Arrivano i soldi della regione e quelli raccolti con il Festival d'Annunziano. Il servizio di Paolo Renzetti. Presidente Sospiri, buone notizie per la pineta d'Annunziana di Pescara, sono stati raccolti dei fondi e poi tra qualche mese si riaprirà al pubblico questo polmone verde della città. Come sapete, noi abbiamo avuto questo terribile incendio del 1° di agosto che per tutti i pescaresi, per tutti gli abruzzesi è una ferita ancora aperta e sanguinante, perché oltre che la pineta d'Annunziana sono stati colpiti altri luoghi d'Annunziani, Ortona, la costa dei Trabocchi, con ingenti danni sia ai patrimoni ambientali ma anche alle aziende agricole. Noi abbiamo subito approvato una norma da 3.400.000 euro. Le 400.000 euro per le somme urgenze che i comuni hanno affrontato sono state già distribuite, e i 3 milioni di euro saranno il fondo a disposizione per i danni agli agricoltori, ai vigneti, agli oliveti, a tutte le attività agricole sono state colpite. In quel periodo dovevamo organizzare il Festival d'Annunziano, noi siamo posti il tema se fosse giusto farlo. C'è sempre questo equilibrio tra ciò che ti porta in termini di economia, di ricaduta turistica, una grande manifestazione culturale, e l'esigenza del momento. Abbiamo trovato un punto di mediazione di un festival tra l'altro molto riuscito, che ha generato grande consenso. Non potevamo mettere gli eventi a pagamento, non volevamo tenerli gratuiti, li abbiamo resi condizionati a una liberalità di chi voleva vedere gli spettacoli. Questo ha prodotto un gettito a cui si è aggiunta un'ulteriore sponsorizzazione di alcune tra le società presenti all'interno delle sponsorizzazioni del festival, e più uno sforzo fatto da tutto il Consiglio regionale, che con le sue economie di corretta gestione ha creato un fondo da 80.000 euro che oggi con i colleghi presenti consegneremo al sindaco di Pescara. Se non sbaglio è la cifra necessaria per riaprire e rendere fruibile la pineta. Ovviamente poi ci occuperemo di tutti i fondi necessari per farla rinascere completamente e di tutti i fondi necessari come protezione civile per acquistare mezzi che permettano che quello che è accaduto non debba ripetersi. Sindaco, dopo quanto è accaduto il 1 agosto c'è stata subito una presa di coscienza di tutta la politica, di tutte le amministrazioni locali, proprio sull'importanza di poter riaprire al più presto la pineta d'Annunziana. Purtroppo il dolore è stato tanto ed è stato il dolore di tutti i cittadini pescaresi e non, che sono intervenuti il 1 agosto proprio per cercare di salvare il salvabile in una situazione drammatica quale quella che abbiamo vissuto, e dal giorno stesso abbiamo cominciato a lavorare per la sua rinascita. Abbiamo creato questo gruppo di lavoro formato da esperti, associazioni ambientaliste, personaggi autorevoli della nostra città, senza colore politico, comunque con il coinvolgimento di tutte le parti politiche, anche dell'opposizione, perché la pineta non è di una maggioranza o di un'opposizione, la pineta è di tutta la città di Pescara e della regione Abruzzo, perché quella è una pineta integrale, è una riserva, è la riserva d'Annunziana, quindi è veramente il nostro cuore, è la nostra storia, è la nostra tradizione, è il nostro sentimento. Quindi lavoriamo adesso per riaprire i comparti 3 e 4 con il contributo regionale importante derivante dal Festival d'Annunziano, quindi contribuzioni di persone comuni, questa è la cosa più bella. Poi abbiamo l'intervento che faremo all'interno del comparto 5 di pulizia con le risorse che abbiamo noi come comune messo a disposizione e anche quelle derivanti da contributi dei cittadini sul conto corrente del comune. Sono 39 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo, sono emersi da analisi di 806 tamponi molecolari e 4.904 test antigenici, con un risultato del tasso di positività pari allo 0,06% dei campioni analizzati. Si registrano 3 decessi recenti, il bilancio delle vittime sale a 2.589. In aumento i ricoveri, che passano dai 115 di ieri ai 119 di oggi, il tasso di occupazione dei posti letto in aumento è al 6% per le terapie intensive e all'8% per l'area non critica, mentre l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti è a 104. I nuovi positivi hanno età compresa
compresa tra 10 e 77 anni. Gli attualmente positivi sono 4.173, meno 138 rispetto a ieri. 109 pazienti, più 3, sono ricoverati in ospedale in area medica e 10, più 1, in terapia intensiva, mentre gli altri 4.054, meno 142, sono in isolamento domiciliare. I 3 decessi riguardano persone di età compresa tra 69 e 91 anni, tutti residenti in provincia di Teramo. I guariti nelle ultime 24 ore sono 174 e poi ancora degli 87.502 casi complessivamente accertati in Abruzzo, oltre 22.000 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 3 rispetto a ieri. E poi ancora circa la provincia di Chieti c'è un meno 2 per riallineamento, 9 casi nelle ultime 24 ore fanno riferimento alla provincia di Pescara, 30 alla provincia di Teramo, 1 di fuori regione, mentre per 2 sono in corso verifiche circa la provenienza. E dopo la sentenza con cui il Consiglio di Stato nei giorni scorsi ha deciso che la proroga delle concessioni balneari sarà possibile solo fino a dicembre 2023, oggi incontro pubblico a Pescara, il servizio, vediamo. Padovano, oggi una grande assemblea pubblica a Pescara con tutte le associazioni, ma con la politica per dire no a questa sentenza del Consiglio di Stato. Ma non per dire no alla sentenza del Consiglio di Stato, ma come si può fare? Cioè, io ho un'attività economica, insieme a mia figlia ne abbiamo due, che abbiamo fatto una pianificazione in base alla concessione che ci è stata rilasciata nel 2019. Abbiamo dovuto registrare perché è un atto pubblico. Dopo 3 anni mi si dice che quell'atto è nullo, e quando francamente ho qualche difficoltà. Ho pianificato per quest'anno una ristrutturazione di tutte e due le strutture balneari, perché questo modo di consentirci un periodo più lungo ci consente di pianificare degli investimenti. Praticamente a questo punto, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, noi rimaniamo bloccati. Allora la domanda mi pongo, ma io a chi devo sentire? A chi devo dare retta? Al Parlamento, al Consiglio di Stato, al TAR, alla Corte Costituzionale? Non lo so, io faccio l'imprenditore, io sono un imprenditore e devo fare questa attività, non posso fare né lo parlamentare, né l'ingegnere, né l'avvocato, né tantomeno il giurista. Non è una questione che riguarda me, la politica si assume adesso il problema, ritorni a fare politica con la P maiuscola e dica che ogni istituzione deve fare la propria istituzione. Da come stanno dicendo i parlamentari, confermano quelle che diciamo noi, non può essere il Consiglio di Stato che ci detta le leggi, è il Parlamento che le mette in funzione. La Regione Abruzzo, ma anche la cooperativa balneare degli stabilimenti balneari di Pescara, insieme alla Regione Abruzzo, hanno impugnato questo provvedimento. Soltanto che manco ci hanno dato l'opportunità di poter, non ci hanno manco ammesso, e questo è già grave, perché non è pensabile tenere fuori le imprese, la Regione stessa che è portatrice di un provvedimento. Attenzione, che quel provvedimento che ha fatto la Regione l'ha fatto in funzione di una legge. Non è che la mattina si è alzata Marsiglio e dice: ma faccio la legge, rinnovo le concessioni demaniali perché tanto comando io. Non è così, lo ha fatto in funzione della 145, della legge dello Stato. Tutti gli atti politici, tecnici e amministrativi adottati dalla Giunta regionale riguardo il project financing per il nuovo ospedale di Chieti sono legittimi e regolari. Lo ha stabilito la sezione dell'Aquila del TAR Abruzzo, che ha respinto il ricorso presentato dal gruppo ICM Nocivelli, che chiedeva l'annullamento della delibera del gennaio scorso con cui l'attuale governo regionale aveva revocato tutti i provvedimenti adottati dalla precedente giunta di centrosinistra. Quando abbiamo affrontato la vicenda del project financing del Policlinico di Chieti, commenta l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, si è ritenuto che un accordo di quel tipo avrebbe avuto un impatto finanziario devastante sulla ASL, con canoni di decine di milioni di euro l'anno da finanziare con la spesa corrente, vale a dire quella utilizzata per personale e prestazioni assistenziali. Di qui la decisione di procedere con gli ordinari fondi pubblici statali, così da non vincolare per decenni l'autonomia gestionale dell'azienda sanitaria. Sono scaduti ieri mattina i termini per presentare le candidature alle prossime elezioni provinciali. Saranno ancora una volta elezioni di secondo livello a cui prenderanno parte gli amministratori dei comuni delle 4 province, i quali saranno chiamati alle urne il prossimo 18 dicembre. Stefano Recanati.
Non due, ma bensì tre candidati alla corsa per la presidenza della provincia di Pescara. A Ottavio De Martinis per il centrodestra, sindaco in quota Lega di Montesilvano, e Alessandro D'Ascagno per il centrodestra, sindaco del Partito Democratico di Rocca Morice, si è aggiunto al fotofinish Vincenzo Catani, sindaco di Picciano, sostenuto dalla lista Polo Civico Futura, organizzato da Donato Di Matteo e dall'ex leghista Gianfranco Giuliante. La vittoria di De Martinis sembra cosa certa, ma l'elezione del nuovo presidente passa per i rimpasti di giunta di Pescara e Montesilvano. Ottavio De Martinis deve sistemare le cose in giunta nominando tre assessori di Fratelli d'Italia, allo stesso modo il sindaco di Pescara Carlo Masci, dove la Lega preme per inserire la sua Maria Rita Carota al posto di Maria Rita Paoni Saccone di Fratelli d'Italia. Proprio per questo il nome di Enzo Catani sarebbe un'alternativa di rilievo. In provincia dell'Aquila è corsa a due per la presidenza. In campo Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro e presidente uscente che cerca il bis a capo di due liste di centrodestra, e l'outsider Vincenzo Giovagnorio, rieletto alla guida di Tagliacozzo, sostenuto da una lista di Area Civica e centrosinistra e fortemente voluto dal sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, attualmente sospeso. Anche qui il centrodestra sembra già avere in tasca la vittoria, dato che la maggioranza del comune di L'Aquila, in primis il sindaco Pierluigi Biondi, si è stretto attorno al nome di Caruso. Due le liste per il centrodestra e due per il centrosinistra a sostegno dei rispettivi candidati alla presidenza di Chieti, Filippo Paolini e Francesco Menna. Il primo è stato eletto primo cittadino di Lanciano e punta come tutto il centrodestra sul malcontento generato dalla precedente amministrazione provinciale. Il secondo, rieletto nella città di Vasto, punta sull'alleanza stretta con gli amministratori di Chieti per dar seguito alla precedente amministrazione targata Pupillo. Si vota anche in provincia di Teramo, dove ci sarà da rieleggere però solo il consiglio e non il presidente, dato che il mandato di Diego Di Bonaventura, attuale primo cittadino di Notaresco, scadrà nel 2023 e che dopo le votazioni potrebbe ritrovarsi una maggioranza diversa dal suo credo politico. Il centrodestra ha presentato una lista civica per Diego presidente, ispirata dai tre maggiori partiti nazionali e dove all'interno ha trovato posto anche il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini. La Casa dei Comuni è la lista civica del centrosinistra, che ha trovato la quadra con il Movimento 5 Stelle, ma non con Italia Viva. Sono scesi in campo anche Giulio Sottanelli e Paolo Gatti, quali hanno presentato la lista ai liberali europei. È ritenuto il responsabile di tre rapine, di cui due ai danni di minorenni, commesse a Pescara. Si tratta di un 19enne finito nelle ultime ore in manette. Vediamo il servizio. Individuato dalla Polizia di Stato di Pescara, l'autore di alcune rapine commesse in città negli ultimi giorni ai danni anche di minorenni e che avevano creato allarme sociale in città. In manette è finito un 19enne per rapina aggravata e tentata rapina. Per il giovane il PM della Procura di Pescara De Lucia aveva richiesto l'arresto, che è stato poi convalidato dal GIP del Tribunale. I dettagli dell'operazione sono stati forniti questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta dal dirigente della squadra mobile di Pescara, Gianluca Di Frischia. Ci sono stati tre episodi distinti per un totale di quattro vittime di rapina da parte di questo soggetto, di questo aggressore armato di coltello, ai danni di alcuni giovanissimi, perché due di questi erano addirittura minorenni, e in particolare mirati alla consegna dei loro cellulari. In uno di questi episodi l'aggressore ha attinto con un fendente uno dei ragazzi, un ragazzo di 22 anni, alla spalla. All'arresto si è arrivati con dei servizi mirati, proprio partendo dalle descrizioni che, seppur generiche, avevano dei tratti in comune, delle peculiarità che appunto rendevano la cosa, diciamo, anomala, per cui siamo andati subito per strada con dei servizi mirati in determinate zone, sperando e sapendo che avremmo potuto poi trovare questa persona, anche perché da quello che ci risultava avrebbe potuto agire nuovamente. Torna a Teramo la sesta edizione del Follemente Festival, dal 2 al 4 dicembre, dedicata all'abruzzesità della follia. Ci sarà anche l'apporto della ASL di Teramo sui temi dei disturbi neuropsichiatrici nei bambini e sull'alimentazione consapevole. Tania Bonnici Castelli.
Con il Covid i disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva sono aumentati e quando già esistevano si sono seriamente aggravati. Un problema che sarà affrontato a Teramo dal 2 al 4 dicembre nell'ambito del Follemente Festival, una kermesse multiculturale giunta alla sua sesta edizione che vedrà l'apporto scientifico dell'ASL di Teramo sul tema della follia, ma anche di autori, musicisti, creativi social, figli d'Abruzzo che animeranno pomeriggio e serate alla Sala Ipogea. Parlare di follia è sempre una cosa un po' difficile, di cosa parleremo in questi giorni a Teramo? Parlare di follia è strano perché io per esempio c'è un concetto diverso, che la follia non esiste, che tutti quanti abbiamo un po' di follia, quindi la normalità non esiste, anzi. Noi abbiamo visto che per esempio negli ultimi 2 anni addirittura le prestazioni presso la neuropsichiatria infantile di Teramo si sono addirittura raddoppiate. Questo significa che diciamo il Covid, il periodo del Covid anche della chiusura, del lockdown, ha creato sicuramente delle grosse problematiche, soprattutto per quanto riguarda i bambini e gli adolescenti. Questo evento è un evento anche importante perché in qualche modo è un evento che ci porta, è la controprova di quello che sta succedendo della neuropsichiatria infantile di Teramo, la collaborazione col Bambin Gesù di Roma, ed è una cosa molto importante perché in qualche modo permette di fare una formazione adeguata per tutti gli operatori che lavorano in neuropsichiatria infantile e non solo, anche per i dirigenti, diciamo anche i medici che lavorano lì, e creare anche dei percorsi assistenziali proprio per gli adolescenti e per i minori molto più adeguati rispetto a quelli che sono, anche la luce della carenza di posti letto nella regione Abruzzo. Il Follemente Festival si concluderà con un convegno all'Università di Teramo a cura del Dipartimento di Salute Mentale sull'alimentazione consapevole, un'alimentazione che fa bene al corpo ma soprattutto alla mente. Noi mangiamo, qualche volta ci abbuffiamo eccetera eccetera, forse mangiare in maniera consapevole potrebbe essere utile non solo per il nostro corpo ma anche per la nostra mente, in qualche modo questo è un evento, sarà molto carino perché ci saranno anche delle esperienze da fare in quell'occasione, portandosi addirittura, si invitano i partecipanti a portarsi dietro addirittura dei cioccolatini, dei roba salata eccetera, quindi sarà un evento veramente molto molto importante. La sessione culturale del Follemente Festival di Teramo vedrà protagonisti gli scrittori Marcello Veneziani, Remo Rapino e Giordano Bruno Guerri e chiuderà in bellezza con il concerto del pianista Antonio Sorgentone. Tante le iniziative in cantiere a Chieti per il primo weekend di dicembre e in prospettiva per il Natale. L'assessore al commercio Manuel Pantalone illustra i progetti dell'amministrazione con la speranza che la pandemia possa dare una tregua al servizio. Assessore, si avvicina il Natale, però siamo a fine novembre, insomma sono tante le attività che state mettendo in campo anche nella settimana del Black Friday, insomma la città di Chieti, il centro di Chieti è molto vivo in questi giorni. Sì, il confronto con la categoria è costante, abbiamo dato vita a numerosi mercatini in città proprio per favorire il commercio, per favorire il lavoro delle attività commerciali della nostra città. Con la categoria è in essere un tavolo permanente che abbiamo istituito sin da quando ci siamo insediati e sta dando i suoi frutti, abbiamo già diverse iniziative programmate ma anche con un'ottica all'inizio del nuovo anno, quindi stiamo già guardando in prospettiva. Per quello che riguarda questo periodo ci auguriamo che possa davvero essere un periodo natalizio foriero di consumi e di rilancio per le attività della nostra città. Già le presenze che stiamo registrando in città in maniera così numericamente sostenuta ci fanno ben sperare. Stiamo anche ragionando in queste ore, come abbiamo fatto sin da subito, ma insomma in un progressivo, in una progressiva approvazione di quello che, attuazione di quello che è il piano commercio in vigore, e proprio colui che l'ha redatto, l'architetto Perinelli, ci riconosce questa costante attuazione un passo alla volta, proprio perché crediamo che la città debba ripartire su basi solide e insieme al contesto sicuramente di fruibilità cittadina c'è però quello delle presenze nel centro storico e nel centro urbano e della valorizzazione dei quartieri. Riteniamo che tutte queste iniziative messe in campo possano davvero dare un sostegno al tessuto economico cittadino e ci fa piacere vedere che la categoria collabora a pieno titolo a questo percorso di rilancio. Assessore, tra meno di un mese è Natale, ci sono delle iniziative che voi avete in cantiere, però c'è anche l'incognita dell'emergenza sanitaria, della pandemia.
Ovviamente ci auguriamo che possa essere un Natale pienamente fruibile per i cittadini e speriamo che, come sta peraltro procedendo in maniera spedita la campagna vaccinale, possa vedere un raggiungimento delle terze dosi sempre più massiccio in maniera tale da respingere ogni forma di chiusura. Bene il Super Green Pass, bene misure che favoriscono la campagna vaccinale e favoriscono gli acquisti in sicurezza. La pagina dello sport, Serie C, doveva essere la domenica del riscatto per il Pescara, invece i biancazzurri non vanno oltre lo 0-0 all'Adriatico Cornacchia contro la Lucchese, il servizio. Il Pescara rinvia ancora l'appuntamento con la vittoria e perde la testa nel finale di partita, chiudendo il match in 9 per i rossi a Drudi, fallo da ultimo uomo, e Rizzo, fallo a gioco fermo su un avversario. Il finale di partita fotografa il momento di una squadra quasi allo sbando e vittima dei suoi limiti, con la contestazione dei tifosi che non ha risparmiato davvero nessuno. Auteri però resta al suo posto, come detto dal presidente Sebastiani, al 91esimo. La Lucchese, senza strafare, porta a casa il punto che voleva dopo 90 minuti di poca sofferenza. Pescara che illude al primo minuto con Veroli che in area scarica da ottima posizione su Coletta che respinge. Poi solo tanto possesso palla dei padroni di casa ma zero occasioni. Il Pescara fa quello che può, ma per l'estremo difensore della formazione toscana nella prima frazione di gioco c'è davvero poco lavoro. Nella ripresa Pescara in campo con Ferrari al posto di un Rauti evanescente. All'ottavo minuto l'attaccante Pescarese cade in area con l'arbitro che prima indica il dischetto e poi ci ripensa e assegna la punizione alla Lucchese per l'offside dell'attaccante pescarese che aveva commesso anche fallo su un avversario. Al 13° minuto Ferrari ci riprova di testa mandando il pallone di un soffio al lato. Poi solo tanta confusione e nervosismo con gli abruzzesi ad attaccare a testa bassa senza costrutto. Da segnalare solo un tiro di Dursi di pochissimo fuori al 34°. Auteri opera diverse sostituzioni, ma in campo non accade nulla prima di un finale di partita indecoroso con una maxi rissa finale in campo e che vede l'espulsione prima di Drudi per fallo da ultimo uomo e poi di Rizzo nella mega rissa finale che coinvolge giocatori delle due squadre. Punto meritato per i rossoneri di Pagliuca che allungano la serie positiva confermando l'ottimo momento in stagione. Per il Pescara un'altra gara da dimenticare con la classifica sempre più anonima e con la gara di domenica prossima in casa del Grosseto che metterà in palio punti pesantissimi. In terra maremmana, in panchina ci sarà Auteri, il Pescara avrà diverse assenze ma questa volta non si potrà davvero sbagliare, il rischio è di finire nel baratro di una crisi senza fine. La settimana terribile del Teramo dopo le vicende societarie si è chiusa con una vera e propria debacle a Carrara. 4-0 per la squadra di Natale e diavolo che resta nella parte calda della classifica. Agnia Cantagalli. Il Teramo chiude una settimana di vicende extracampo come peggio non avrebbe potuto. La formazione di Federico Guidi incassa un 4-0 in casa della Carrarese che dice tutto, mettendo davvero poco in campo se non ad inizio gara. Il tecnico sorprende lanciando dal primo minuto tra i pali Perucchini che fa il suo esordio in biancorosso vincendo il ballottaggio con Agostino. In difesa torna Soprano al posto di Bellucci mentre più avanti è tutto confermato. Anche nella Carrarese ci sono sorprese con Giannetti che non va nemmeno in panchina e con Totò Di Natale che sceglie per l'attacco mezze punte per comporre il reparto avanzato. Il Teramo parte bene e ha occasione di inizio gara che con il senno di poi peseranno sull'arco della gara perché non concretizzate. Inizia Mungo che dopo aver scambiato con Malotti va via bene a tre in area e prova poi a piazzare sul primo palo mirando invece all'esterno della rete. Due minuti più tardi Rosso serve Bernardotto che dalla distanza non trova lo specchio. La Carrarese non riesce a rispondere, così il Teramo va ancora vicino al gol al 13°, quando a Zosmanovic serve Bernardotto in area, ma la conclusione dell'attaccante finisce sul fondo. Diavolo, un minuto dopo, ancora pericoloso. Bernardotto ci prova un paio di volte e sul secondo tentativo trova sulla linea di tiro Malotti, che controlla ed in semirovesciata chiama alla parata Vettorelle.
Dauri al 17° da cenni di risveglio dei suoi carrarese, che mano a mano sembra trovare le misure e riuscire ad arginare il Teramo. I campi toscani, anche se in erba sintetica, si confermano comunque poco fortunati per i biancorossi, perché Viro si fa male e dal 22° Lombardo ne prende il posto, andando a posizionarsi sul versante destro di difesa. Adziosmanovic di conseguenza si posiziona sulla mezzala sinistra. Al 36° la carrarese fa tutto bene per portarsi dalle parti di Perucchini, ma energe nel momento decisivo non trova la porta. Al 37° protesta in casa biancorossa per un Bernardotto chiuso in area. Arrigoni e compagni vorrebbero il calcio di rigore, il direttore di gara non la pensa allo stesso modo e fa proseguire. I marmiferi passano prima di rientrare negli spogliatoi. Al 42° a metterci una pezza è Perucchini, chiudendo di piedi la conclusione ravvicinata di Battistella, servito da Dauria. Lo stesso numero 10 della carrarese al 43° fa partire un cross che Perucchini questa volta non legge bene, facendosi scavalcare e non trovando nessun avversario a toccare. I padroni di casa così festeggiano il vantaggio. La ripresa è tutt'altro che uno spot di reazione del Teramo. All'ottavo infatti la carrarese trova il raddoppio. Da un calcio di punizione di Dauria, Maurino fa da sponda per un altro colpo di testa, quello di Figoli, che deposita alle spalle di Perucchini. Qualche istante dopo i padroni di casa hanno un'altra chance e protestano per un presunto fallo di mano di Piacentini in piena area, su cui la terna fa invece proseguire. All'11° ancora marmiferi, con Luci che dagli sviluppi di un calcio d'angolo fa partire un tiro che si stampa sul palo, forse con leggera deviazione di Perucchini. Guidi prova a cambiare qualcosa facendo entrare Montaperto e Ndreka per Lombardo e Rillo, ma a farla da padrone è sempre la carrarese. Al quarto d'ora Dauria, incontenibile, si fa toccare in area da Rosso, questa volta è sì rigore per il direttore di gara. Mazzarani va dal dischetto e trasforma, spiazzando il portiere del Teramo e siglando il 3-0 per la carrarese. Dauria al 24° una doppia chance, sulla seconda opportunità non inquadra la porta da buona posizione. Il Teramo sa che la gara è ormai compromessa ed il tentativo di Mungo al 27° dalla distanza è solo occasione estemporanea. La carrarese in ripartenza va vicino al poker con Galligani, servito da Bravante, ma la conclusione è troppo centrale con Perucchini che para senza problemi. Dall'altra parte Ndreka prova a servire Mungo in area, il centrocampista impatta di testa ma non angola abbastanza per mettere in difficoltà Vettorel. Subito dopo ancora marmiferi, Battistella in ripartenza serve Galligani che da buona posizione non concretizza l'azione del compagno. Il poker arriva comunque nel recupero quando Galligani trova in ripartenza il gol che stava cercando dal momento del suo ingresso in campo. Sempre Galligani al 93° va vicino alla doppietta dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Per il Teramo arrivano così i definitivi titoli di coda al termine di una prestazione insufficiente e con un'altra trasferta all'orizzonte, quella in casa del Pontedera. La classifica invece si fa sempre più preoccupante con il Diavolo che scende al 17° posto e con chi è alle spalle a trovare punti importanti. E in Serie D un solo derby tutto abruzzese va al Notaresco che espugna Tocchieti 2-0. Ancora una brutta prestazione contestata dai tifosi, a fine gara condanna il Chieti alla sconfitta, l'ennesima tra le mura amiche con l'Angelini che resta sempre di più un tabù per Aquilanti e soci. Al Notaresco invece bastano 10 minuti di inizio gara per mettere in cascina i tre punti. Lucarelli conferma in blocco l'11 che 7 giorni fa è uscito indenne dalla sfida contro la San Benedettese. Torna a disposizione Fabrizi, ma il tecnico neroverde preferisce non rischiarlo dall'inizio. Sul fronte opposto torna tre pali Shiba, vanno in panchina gli altri due recuperati, Bruno e Pampano, mentre Speranza accusa un problema muscolare nelle ultime ore, al suo posto c'è Lopez. Nemmeno il tempo di accomodarsi in tribuna e il Notaresco passa già a condurre. Palla persa dai neroverdi sull'out di destra, Scimia ne approfitta e mette dentro, trovando l'incertezza di Fusco, Maio da quelle parti una sentenza e con freddezza mette in fondo al sacco. Grande gioia per l'attaccante che raggiunge quota 7 reti in campionato. Il Chieti nei primi 10 minuti non riesce mai ad avvicinarsi dalle parti di Shiba, allora gli ospiti approfittano dell'approccio negativo dei neroverdi e trovano il raddoppio al 12°. Calcio di punizione perfetto di Valenti che azzecca la traiettoria e trafigge l'incrocio dei pali. Fusco, quinta rete stagionale per lui. Notte fonda per i padroni di casa che hanno un sussulto prima del 20°. Duettano bene al limite dell'area di rigore a Cammado e Rodia, con quest'ultimo liberato davanti a Shiba ma che incredibilmente mette fuori. Rumoreggia l'Angelini che si arrabbia tantissimo qualche minuto più tardi quando Aquilanti perde la sfera e apre un'autostrada per Maio che riesce ad eludere l'intervento di
Fusco, ma poi è costretto a tornare all'indietro ed appoggiare al neo entrato Massetti, il quale però trova la deviazione della difesa. Chieti in evidente difficoltà ha l'occasione per riaprire l'incontro sul tramonto del primo tempo. Errore in uscita del notaresco che spiana la strada alla ripartenza nero-verde con la sfera che arriva sul secondo palo, dove l'ha postato Di Mino, spara addosso a Shiba. Il pallone arriva al limite dell'area, ma la conclusione precisa di Mariani fa solo la barba al palo. Lucarelli prova a cambiare qualcosa inserendo Meli al posto di Verna, ammonito, e l'inizio di ripresa vede in campo un Chieti di tutt'altra caratura che si rende pericoloso al decimo minuto. Pallone messo dentro con i giri giusti da Pietrantonio, su cui Fabrizi, ne è entrato, arriva con qualche pizzico di ritardo. Notaresco in campo con un atteggiamento rinunciatario rischia di subire gol al quarto d'ora, quando Accammado al centro dell'area di rigore si esibisce in una bella rovesciata che però termina fuori. Spingono i padroni di casa, i quali protestano con il direttore di gara quando Ventola va giù in area di rigore, ma Balducci di Empoli ad ampi gesti dice che si può proseguire. Il Chieti in avanti apre praterie per il notaresco ed è proprio in una di queste che ci si butta Valenti, bravo a premiare l'inserimento di Massetti che trova la risposta a terra di Fusco a dirgli di no, poi l'azione viene interrotta per fuorigioco. Il Chieti meriterebbe la rete, ma è ancora sfortunata quando Fabrizi con una bella deviazione volante chiama agli straordinari Shiba, che chiude a doppia mandata la porta dicendo no ad una conclusione ravvicinata scaturita da azione d'angolo. Prima del finale da segnalare l'espulsione per doppio giallo ad Accammado, che fa scendere i titoli di coda su una prestazione ancora scadente del Chieti, che al 45esimo esce tra i fischi dei tifosi della curva Volpi. Nel dopogare Trevisan ad confermare la fiducia nel tecnico Lucarelli ed un ritorno imminente sul mercato. Tre punti fondamentali invece per il notaresco, che torna alla vittoria e conferma l'ottimo trend in trasferta. E prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi, Fari puntati sulla situazione difficile in casa Pescara. Il TG6 invece torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.